In una casa di periferia al confine con la Scozia, è ora di colazione. Hai sonno? Volevi anche del succo, Harvey? Sì. Ok, caro. Con 4 figli sotto i 6 anni, Paul Stevenson e sua moglie Carol hanno mattinate impegnative. Ma questa non è una famiglia normale. Vuoi una colazione diversa? Con quale cazzo di zucchero? Cavolo! È dolce! Tommy è un piccolo b***o stanco! Medusa, sesso, c***o! Sono una principessa! Cretino! Chi ha detto vaffa... A Berwick-upon-Tweed sembra che Paul Stevenson abbia perso la testa. Sì! Ho vinto! Ho vinto io! Davvero? Davvero? I problemi di Paul Stevenson si palesano durante l'infanzia. I dottori sminuivano i tic. Li consideravano vizi, caratteristiche della mia persona. Ma a 45 anni i suoi tic peggiorano. Ho notato un peggioramento dopo la morte del mio amico Bill. Nel crematorio la gamba ha iniziato a tremare e a sollevarsi. Ehi, ma che cazzo! Non riuscivo a smettere. Oh, sei pesante! Continuavo a fare visite, ma nessuno capiva cosa avessi. Ehi, ehi, sei gay? Oh, cavolo! Una sera Paul e Carol vedono un documentario sulla sindrome di Tourette. Abbiamo notato che i gesti ripetitivi che facevo erano simili a quelli dei personaggi. Carol mi ha detto, credo che tu abbia questa sindrome. Ora i dottori sono convinti che soffra di sindrome di Tourette da sempre. Solo che non ho manifestato subito tutti i tic. Ma non sanno come mai si è esplosa in tutta la sua gravità. La sindrome di Tourette è un disturbo biologico. Si presentano anomalie in alcune aree del cervello, specialmente il lobo frontale. In genere a una disfunzione di questa particolare area cerebrale si associa a una mancanza di freni inibitori nei pensieri e nelle parole. Negli ultimi anni i tic fisici e verbali di Paul sono talmente gravi che non può più lavorare. Oddio, sono un gay! Ehi! Tenetevi quel bidone! Ehi! Sono rari i luoghi in cui i tic verbali di mio marito vengono accettati. Peraltro, a causa dei tic motori e degli spasmi, può facilmente rompere o rovesciare oggetti. I tic sfrenati di Paul mettono a dura prova il suo matrimonio, che dura da 13 anni. Io faccio affidamento su Carol, è la mia roccia. So che per lei è molto dura. I miei tic sono incessanti e spesso sono pessimo nei suoi confronti, ma non posso farci nulla. Ciao! Ciao! Un giorno le ho detto 1000 volte donnaccia, donnaccia. A volte me la prendo, ma poi capisco che non ce l'ha davvero con me. È solo un tic. Pazzia! Il ragazzo è pazzo! Ehi! Un tic è definito come l'urgenza di fare qualcosa. Un'azione ripetitiva che non può essere evitata, che va eseguita immediatamente. Solo a quel punto si prova una sorta di sollievo. Paul non si sfoga solo con Carol, ma anche con i suoi figli. A volte sono disperato, dico delle cose e poi penso, non è giusto, amo i miei figli. Amo i miei bambini, cereali Kellogg, spalle! Paul è praticamente confinato in casa. Uscire mi mette molta ansia. Anche un giro al supermercato può diventare un dramma. You're fit! Ehi! Pesciolino! Paul sa che il suo comportamento è un tabù e si sente molto vulnerabile. I pannolini! Si sente isolato. Emarginato. Molto spesso chi soffre della sindrome di Tourette viene scambiato per un malato di mente. Viene preso per pazzo. Ehi! Ammazzati, brutta! Oppure si pensa che sia un violento.
Il 10% di questi individui presenta un sintomo detto coprolalia, che induce a pronunciare ingiurie involontarie. Il fattore maggiormente antisociale sono le ingiurie e i gestacci. Cretino! Il tic sembra rivolto direttamente alle persone circostanti. Gay! Spesso quando vedo un uomo con sua moglie mi viene da dire gay! Non è bello, mi rispondono. Sembro gay? Gay! Francese? Va! Se qualcuno è in sovrappeso dico palloncino. Volontariamente non vorrei dire nulla del genere. Detesto insultare gli altri. Quanto vuoi? So che è inappropriato, ma mi viene in automatico. Non posso farci nulla. Mi viene l'angoscia quando inizio ad offendere. Idiota! È una disabilità sociale. E quando sono in mezzo agli altri... Ehi! Alleluia! Sembra aggravarsi e peggiorare. Vengono emarginati non perché i loro comportamenti siano antisociali, ma perché vengono percepiti come tali. Sai che sono gay? Ehi! La sindrome di Tourette non viene assolutamente compresa nel modo giusto. Le persone dovrebbero capire che questi individui sono inoffensivi e non sono in grado di controllarsi. Grazie. Sì, grazie per la sua pazienza. Ehi! La sindrome rende difficile la sua vita e quella dei familiari. La nostra vita è condizionata. Non possiamo fare ciò che vorremmo con i nostri figli. Spesso devo uscire e fare tutto da sola. Non possiamo fare cose in famiglia. Scusate. Cavolo! La sindrome può rovinare l'unione familiare. Ok, mi dia la ricetta. Cavolo! E Paul tenta di rimediare con gli amici conosciuti al gruppo di supporto. Cos'è? Insieme a Stuart Colquhoun e John Davidson, Paul organizza una raccolta fondi per la Tourette's Lifelong Care. Ken, un ragazzo di nome Kenny Ken. Scusa, sei uno scozzese? Stanno discutendo. Oh, cavolo! Grassona! Sono in viaggio verso Erisaig, a 380 km sulla costa scozzese, per cercare un luogo adatto ai turettici e alle loro famiglie. Tutti loro soffrono della sindrome. Non scrivere mentre guidi! Non rischiare! Hey! John e Stu sono importanti per me. Quando li ho conosciuti ero nervoso. Dobbiamo prendere questa, la E82. Sì, dobbiamo percorrerla tutta. Oh. Tutta? Brutti bastardi! Poi Johnny e Stu mi hanno offeso e io pensavo... Ehi, io non sono né grasso né calvo. A chi hanno detto stupido? È positivo per me, posso capire come mi vedono gli altri. È proprio come se... avessi una nuova famiglia. Per John il viaggio è importantissimo. Durante questo viaggio speriamo di trovare un luogo in cui chi è affetto dalla sindrome di Tourette possa venire in vacanza senza sentirsi minacciato dagli sguardi altrui o perseguitato da commenti maligni. Andare in vacanza come chiunque altro. Per strada comprano le esche per una battuta di pesca. Benvenuti nella cupola del piacere! Toccami il... È grasso! Un tic può scatenarne altri. Muori! Botta e risposta. Ehi! 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 Gay! Hey! Scusa. Scusami. Niente, ok. Abbiamo dei fucili. Siamo turettiani. Questa è una rapina, va... Che puzza di urina! Sono io. Il miglior negozio in Scozia! Tieni gli occhi sul volante, pazzo! Potrebbero assumere dei medicinali, ma non vogliono perché si sentirebbero spossati. Il medicinale contro la sindrome di Tourette agisce bloccando la dopamina, quindi i pazienti non vogliono prenderlo. Blocca ogni stimolo, sono assonnati, passivi. Raggiungono il campeggio. Scelgono questo luogo perché la figlia della proprietaria è turettica. Piacere mio, Paul.
Vi faccio vedere le case vacanza, le pulirò sabato mattina. Bene, sì. Vedete se sono adatte ai bambini e alle famiglie. Sì, sì. Forse abbiamo trovato un luogo in cui ci accettano e i bambini non sono giudicati. Certo. Giudicati! È chiaro, qui starete bene. Possiamo risalire la scogliera? Che scogliera? Sembrate due bambini in un negozio di tè. Vedo il panorama! Tutti i doppi sensi, come nelle situation comedy. No! I tic! Basta! No, poi! Ah! Mi ha preso! Ah! Voglio trovare un granchio. I pantaloni, brutto s... Lo sai, i piedi bagnati. È francese. La sindrome di Tourette non è semplice da gestire. Una sera sono uscito di casa, c'erano tre ragazzi, conoscevo solo uno di loro. Il più grosso mi si è parato davanti e mi ha detto: quando la mia ragazza passa, tu la insulti. E io gli ho detto: ma lo sai, ho la sindrome di Tourette. Mi ha picchiato con una spranga, mi ha colpito tre volte sulla testa. Se possiamo... L'incontro per l'organizzazione del Tourette Lifelong Care si scalda. Siti! Ehi, stro... Omosessuale, stro... Ehi, 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 vaff... Rilassati e respira. Ehi, 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 stro... Ehi, 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 stro... Ehi, 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 che c***o di chiasso? Vaffan... Purtroppo non posso controllarli. Se parto con i tic non riesco a smettere, è frustrante. Sono perfettamente consapevole di ciò che faccio, ma non so come fermarmi. È l'ultimo giorno a Dere Seig. Good morning, Vietnam! Decidono che questo luogo è perfetto per i turettici. Ricordate il campeggio a Taylorn? È dovuto uscire dal campeggio. Già. Gli altri ospiti si sono lamentati. Hey! Per i tic. Questo posto mi è piaciuto perché ci hanno accolto bene. Sì, fa la differenza. Un'enorme differenza. Cavolo! Basta, colazione finita! L'amicizia con John e Stuart rende la sindrome più sopportabile. La nostra amicizia è bellissima. Abbiamo molti obiettivi in comune, soprattutto quello di aiutare gli altri. Il Tourette Lifelong Care è un progetto fattibile. Mentre tornano a casa, sono molto ottimisti. Stamattina mi sono svegliato e ho pensato: è stato bello. Se riusciamo a fare qualcosa per i bambini e le famiglie dei malati di Tourette, tutti potranno rilassarsi e ricaricare le batterie, prepararsi ad affrontare il mondo, la scuola. Quando sono con loro, provo un senso di appartenenza. Ho finalmente un'identità, perché non ho mai pensato che fosse Paul Stevenson. E gli altri non mi hanno capito. Sono Paul Stevenson e ho la sindrome di Tourette. Sono io!